Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della serie della Zecca dello Stato delle monete di Paperopoli, una serie che è uscita nel 2015, molto interessante, fatta davvero molto bene. E niente, vi lascio subito con la recensione che abbiamo fatto. Ciao a tutti amici, come vedete qui abbiamo le nostre monete. Ok, vediamole un po' più da vicino. Così dovrebbe andare bene. Ok. Apriamole e vediamole bene da vicino. Forse un pelo di più. Ok, perfetto. Ok, allora, come potete vedere abbiamo qui la prima moneta, che è quella di Paperone. Ecco qui la moneta di Paperone, qui abbiamo la sua faccia con la scritta Zio Paperone qua sopra, sotto la scritta Intraprendente. E qui il logo della Disney. Andiamola a girare, qui abbiamo il suo valore, quindi 10, quindi è un decino, perché è stato scelto di fare un decino in memoria della famosa numero 1, che è un decino. Abbiamo poi scritto 10 cent, qui la parola cent, la data in cui sono state rilasciate, quindi 2015, e poi qua sopra Zecca di Paperopoli, qui in alto, come potete vedere. Passiamo subito alla prossima moneta. Ecco qui ragazzi, come potete vedere, la seconda moneta è quella di Paperino. Abbiamo appunto la scritta Paperino con sotto la sua caratteristica, che è la simpatia, è sempre il logo Disney, che a partire da questa moneta in poi non dirò più perché è presente in tutte le monete. Andiamo a vedere dietro. Abbiamo la scritta 1 di 1 cent e poi Zecca di Paperopoli, sempre 2015. Questa è una mia opinione, ma secondo me hanno deciso di farla da 1 cent, quella di Paperino, perché Paperino ovviamente è pieno di debiti e quindi hanno deciso di dare alla moneta di Paperino il valore minore possibile. In questo caso di 1 cent. Guardate comunque come sono belle, fatte bene. Tra l'altro queste sono realizzate. Sono disegnate da Giorgio Cavazzano e dalla Zecca dello Stato. Passiamo quindi alla terza moneta, che come vedete è quella di Rocker Duck, fatta veramente molto bene. Ovviamente nome Rocker Duck, caratteristica tenacia. Andiamola a vedere subito dietro. Abbiamo 5 cent. Ok. Zecca di Paperopoli 2015. Il logo Disney in questo caso non si trova qui sul basso, ma si trova qui in alto, lo potete vedere. Passiamo alla quarta e ultima moneta. Ecco qui la quarta moneta, come potete vedere, quella di Gastone. Abbiamo quindi la scritta Gastone e poi la sua caratteristica, che ovviamente è la fortuna. Anche questo disegnato in maniera impeccabile dal vivo, poi sono ancora più belle. Andiamola a girare, vediamo com'è dietro. Abbiamo qui dietro il 25, che è uno dei valori più alti, e poi la scritta Zecca di Paperopoli 25 cent, davvero disegnata benissimo. Ve la faccio vedere anche di profilo. Di profilo purtroppo si vede che è l'unione di due pezzi di metallo, perché la saldatura non è fatta proprio benissimo, spero che si veda, però comunque è fatta veramente veramente bene. Scusate, al contrario, guardate quanto è bella, guardate davvero quanto è bella, bellissima. Comunque in ogni caso penso che la moneta più bella sia quella di Paperone. Fatemi sapere voi nei commenti quale preferite di queste quattro. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo, che probabilmente sarà riguardo il Free Comic Day del 2019, e tra due giorni il topo della settimana, ovviamente con il numero 3340. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Come ho detto prima, ciao a tutti.